fu detto agli antichi, occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, e a chi te ti dà uno schiaffo su una guancia, porgi l'altra, chi ti costringe a fare un miglio, tu fanne due con lui, chi ti vuol prendere la tunica, tu lasciagli anche il mantello. Tanto questa parola che potrebbe essere cosa bella, utile per noi, di fare un po' di preghiera di liberazione, liberazione. Lo facciamo ovviamente in modo molto semplice, non facciamo queste preghiere molto concentrate, lunghe, eccetera, una preghiera semplice di liberazione fatta insieme. Per capire questa preghiera ricordiamo due cose che ci possono aiutare. La prima è questa, che noi siamo in un campo di battaglia nella vita. Qui forse non c'è bisogno di spiegare tanto, perché vedo già quindi qualcuno che fa così con la testa. Questo campo di battaglia noi di solito non ci pensiamo, ma nella sua radice profonda non è uno scontro diretto verso di noi, è uno scontro del maligno, del male, dello spirito del male contro Dio. La lotta grande è tra Dio e lo spirito del male. Noi ci siamo in mezzo come terreno conteso da queste forze avverse. Lo spirito del male vorrebbe metterci contro Dio e associarci alla sua ribellione per fare proprio un danno a Dio, perché lo spirito del male sa bene che noi per Dio siamo un capolavoro preziosissimo, e non potendo lo spirito del male colpire direttamente Dio, vuole distruggere il suo capolavoro che siamo noi. Però c'è anche la forza di Dio, siamo soli, c'è la forza di Dio che interviene soprattutto attraverso Gesù e lo Spirito Santo con la Chiesa per sottrarci a questa ostilità del male. Ricordo due passi della Bibbia che voi conoscete abbastanza, penso. Il primo è il racconto del peccato di origine, quando Adamo ed Eva disubbidiscono a Dio, non si fidano di lui, consumano dell'albero della vita, un'espressione simbolica per indicare l'origine della vita, e si staccano da Dio. Quando Dio interviene già allora, in pratica fa una specie di rimprovero, che è un giudizio di verità su Adamo ed Eva, però il conflitto principale è con lo spirito del male. Perché domanda ad Adamo perché hai disubbidito, Eva mi ha dato il frutto e io non ho mangiato. Domanda a Eva perché hai fatto questo, il diavolo mi ha ingannata e io ho mangiato. L'intervento di Dio più pesante è contro lo spirito del male, in due modi. Maledetto sei tu più di tutte le bestie della campagna, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai tutti i giorni della tua vita. Poi, io porrò in inimicizia tra te e la donna, tra la tua discendenza e la sua. Tu le schiaccerai, le rallenterai il calcagno ed essa ti schiaccerà il capo. Queste parole nella tradizione biblica della Chiesa sono chiamate protoevangelo, perché è il primo grande annuncio della salvezza, cioè che Dio non abbandona l'uomo alle conseguenze del peccato, cioè del rifiuto di fidarsi di lui, ma interviene
fortemente in questa lotta contro il male, prende le nostre difese già dall'inizio. Ecco, un altro passo che voi conoscete, questa volta nel Nuovo Testamento, è nel Padre Nostro. Qual è l'ultima invocazione del Padre Nostro? Liberaci dal male. Forse non tutti sanno che questo male di cui si parla lì dovrebbe essere artiglio con la M maiuscola. Perché non si intende il male fisico, sociale, emotivo, eccetera, le cose, le malattie, si intende l'origine del male, dello spirito del male. Liberaci dal potere dello spirito del male. Questo è il senso profondo. Ora, siccome sta questa invocazione del Padre Nostro, vuol dire che è una domanda essenziale alla nostra vita. È essenziale alla nostra vita perché il Padre Nostro contiene solo le richieste indispensabili alla vita. Non ci sono preghiere volontarie, come si dice, cioè opzionali. Ecco, avendo Gesù inserito questa richiesta, ci fa capire che questa invocazione è necessaria per noi, fa parte della vita umana, della vita umana. Ecco. Adesso la preghiera di liberazione che noi possiamo fare ha vari livelli, vari livelli. Quando si parla di preghiera di liberazione spesso si pensa alla liberazione dai malefici o addirittura la liberazione dall'azione diretta del demonio in noi. Questo ha bisogno di preghiere un po' particolari, tante volte hanno bisogno dell'esorcista. Ecco, noi stasera non facciamo una preghiera di questo tipo, ha bisogno anche di una diagnosi accurata, eccetera, e poi non penso che voi abbiate bisogno di questa. Preghiera di liberazione la facciamo bello noi. Primo perché il Signore ci liberi dai peccati che abbiamo già fatto. Spiego meglio. Il potere di Satana su di noi più grave avviene quando la nostra libertà sceglie il male morale e si stacca dalla volontà di Dio, da quello che il Signore ci chiede. Spiego un po' meglio. Dunque, il male ha tante forme, per esempio se io ho una malattia, ho un tumore, sto male, quello è già un male fisico forte. Tante volte sono mali psichici, per esempio se io sono molto soggetto all'ansia, se ho tante paure, questi pure sono dei mali importanti per noi. Poi ci sono dei mali nelle relazioni con gli altri, per esempio se io sono troppo fiducioso, sono ingenuo e faccio sbagli nelle relazioni con gli altri con ingenuità, oppure se sono troppo diffidente perché ho avuto tante delusioni, tante scottature e ho una difficoltà a relazionarmi perché ho paura che quello che ho vissuto già si ripeta. E poi ci sono altri mali di tipo sociale, economico. Tutti questi mali, aspettate, anche i malefici cosiddetti, cioè quando lo spirito del male agisce proprio fisicamente in me, anche questo tipo di mali sono sempre esterni alla mia volontà. Sono mali subiti e altri fanno, compresa l'ereditarietà. Io li ricevo dal mondo, dai genitori, dagli altri. E come tali
rimangono un po' esterni alla mia personalità, al mio io, perché io non li voglio questi mali, me li ritrovo, me li hanno fatti gli altri. Poi c'è invece un male più interno che avviene quando io liberamente scelgo il male. Per esempio, io vado a lavorare, so che devo prendere il mio stipendio e me lo devo subire da lavoro. Mi capita un'occasione che io posso guadagnare senza lavorare, basta che metto la firma, invece di aver fatto uno straordinario ne ho fatti 10 e quindi mi prendo i soldi che non mi tornano. Quando io faccio questa scelta, soprattutto se so che è un male anche agli occhi di Dio, la mia volontà e intelligenza va verso il male e si accresce il potere dello spirito della menzogna su di me. Questo noi nel linguaggio cristiano della catechesi lo chiamiamo peccato, cioè la scelta libera verso una cosa storta che Dio non approva. Ora, il cammino della liberazione e la preghiera connessa devono puntare soprattutto a questo tipo di male, perché è quello più interno a me, è quello dove senza la mia cooperazione neanche Dio ci può. Perché Dio c'ha un grande rispetto della tua libertà. Quindi cosa fa? Ti aiuta con la predicazione, col pentimento, con l'esempio degli altri, con certe cose che puoi leggere. Però ha bisogno del tuo sì, della tua cooperazione libera. Nessuno ti può sostituire in questa lotta contro il male morale. Questa è la parte principale che faremo stasera. Però, soprattutto quando siamo insieme e abbiamo una fede viva, possiamo pregare anche per la liberazione dagli altri mali. E se voi leggete il Vangelo con attenzione, vedrete che tante volte Gesù è intervenuto per guarire le malattie e qualche volta anche per scacciare i demoni dalle persone. Ecco, questo è segno che la potenza di Gesù e anche la preghiera che noi dobbiamo fare può allargarsi a questo cerchio più esterno. Ecco, però ricordiamo sempre che il cerchio più interno della liberazione riguarda il nostro sì a Dio e al bene, e riguarda anche il pentimento di quei momenti in cui abbiamo scelto il male. Va bene? Con questa premessa ci facciamo insieme in piedi e facciamo un po' di tempo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti benediciamo, Signore, perché ci hai convocati e ci dai questa possibilità. Vogliamo, Signore, entrare di più in questa lotta contro il male e in questa scelta più profonda del bene e di stare uniti a te, di stare uniti a te. Ti ringraziamo Gesù che hai messo nel Padre nostro questa richiesta al Padre di liberarci dal male. Dite così: liberaci dal male. Liberaci dal male. Io faccio la prima parte. Padre nostro che sei nei cieli, liberaci dal male. Padre nostro che ci hai dato la vita, liberaci dal male.
Padre nostro, che in questa scelta più profonda del bene e di stare uniti a te, di stare uniti a te. Ti ringraziamo, Gesù, che hai messo nel Padre nostro questa richiesta al Padre di liberarci dal male. Dite così: liberaci dal male. Liberaci dal male. Io faccio la prima parte. Padre nostro che sei nei cieli. Liberaci dal male. Padre nostro che ci hai dato la vita. Liberaci dal male. Padre nostro che ci mandi lo Spirito Santo. Liberaci dal male. Padre nostro che vuoi quei figli sani e felici. Liberaci dal male. Padre nostro che non vuoi che noi siamo sottomessi alla violenza del mondo. Liberaci dal male. Padre nostro che vuoi farci uscire dalla solitudine del mondo. Liberaci dal male. Padre nostro che ci illumini su ciò che è bene e su ciò che è male ai tuoi occhi. Liberaci dal male. Padre nostro che ci dai speranza dopo le grandi delusioni. Liberaci dal male. Padre nostro che non ci lasci soli nella battaglia contro il male. Liberaci dal male. Padre nostro che ci dai speranza. Liberaci dal male. Padre nostro che perdoni i nostri peccati. Liberaci dal male. Adesso cantiamo: Padre, effondi in noi lo Spirito di Gesù, intendendo lo spirito di liberazione, lo spirito di fortezza nella lotta contro il male. Padre,
questo. Adesso dobbiamo fare due passi in questo cammino di preghiera e di meditazione. Il primo è questo: rispondere a questa domanda. Qual è la cosa, il male che soffro di più in questo momento? Parliamo dei mali un po' esterni, non dei peccati. I mali di questo cerchio esterno di cui abbiamo parlato all'inizio. Qual è il male che soffro di più? Per esempio, una lite che ho con qualcuno, un'incomprensione, una forma di ansia, la preoccupazione per la salute, un male che mi affligge di più, la paura del futuro, la paura della morte. Ecco, cerca la risposta a questa domanda. Io adesso, quale male soffro di più? Ecco, non c'è bisogno che mi date la risposta ad alta voce. Ognuno la cerca per sé, per avere un'idea più precisa del male che lo affligge. Ecco, rivolti adesso a questo male preciso, che spero che abbiate identificato, facciamo una dichiarazione di fede. Credo, Signore, che volgerai a mio bene questo male. Aiutami a viverlo in comunione con te. Aiutami a viverlo in comunione con te. Questa è un'affermazione importante, è un atto di fede che il Signore ci darà grazia perché questo male non ci schiacci, non ci uccida, ma che diventi, insieme a Gesù per la sua forza, un elemento di crescita nel suo amore. Dobbiamo ripetere questo esercizio. Credo, Signore, che volgerai a mio bene questo male. Aiutami a viverlo in comunione con te. Ecco, le due affermazioni sono collegate, perché prima noi diciamo che Dio ha questa potenza di volgere al bene questo male che soffriamo. E poi invece chiediamo la strada perché questa potenza possa agire in noi. La potenza di Dio, che può risanare tutti i mali perché ha fatto risorgere Gesù, entrerà nel tuo cuore se tu, aiutato dalla fede, vivi in comunione con Gesù questo male. Vivi in comunione con Gesù, vuol dire insieme a Lui, con la sua forza. Diciamo l'ultima volta. Credo, Signore, che volgerai a mio bene questo male. Aiutami a viverlo in comunione con te. Amen. Amen. Ecco, adesso facciamo invece un altro passo. Andiamo verso questo male più interno, che si chiama peccato, cioè quando la mia libertà è andata verso il male, una cosa che a Dio non piace, che non è giusta agli occhi di Dio. Ecco, adesso ti faccio la stessa domanda di prima. Qual è, secondo te, il peccato più grave che hai commesso nella tua vita? Questo serve come un esercizio, diciamo, non è una confessione, è un esercizio spirituale. Qual è il peccato più grave che hai commesso nella tua vita? Secondo te, ovviamente, quale scelta, quale atteggiamento, quale metodo di vita tu ritieni
che sia il più grave agli occhi di Dio e che vorresti proprio eliminare, vorresti che non ci sia stato. Adesso, pensando a questa scelta, a questo atteggiamento, tu potresti, per esempio, rimuovere questo pensiero, questo ricordo, perché è un ricordo pesante. E la psicologia, tanti psicologi che non hanno la fede, non sanno arrivare a livello spirituale, spesso dicono: non ci pensare, fai finta che non sia avvenuto, pensa ad altre cose. Questa non è una liberazione profonda di quel male, ma è come uno seppellirlo, come quando io, se io ho una ferita, il pus, io posso cercare di grattare e farlo uscire, se no gli metto una bella cerotto sopra che non si vede e così mi sembra che il problema non c'è. Ecco, però questo è un inganno, non elimina quel male, lo nasconde e continuerà ad agire in te, perché il peccato ha una potenza di proliferazione, cioè tende a svilupparsi e a fare nuovi figli, diciamo così per intenderci. Invece qual è l'atteggiamento buono circa questo male? Scusate, un'altra cosa, non mi sono dimenticato di dirla. Un altro atteggiamento storto di questo male è pensarlo come una cosa che non si può proprio guarire e quindi scoraggiarsi, entrare in un pessimismo di chi pensa che ormai l'ho fatto, purtroppo non c'è niente da fare, mi dispiace tanto, ma che ci posso fare? Questo pessimismo pure non va bene, perché non guarisce e aumenta l'effetto del male. Qual è l'atteggiamento invece buono che ci libera da questo male? Questo male morale del peccato? È il pentimento pieno di fiducia nella misericordia di Dio. Due cose, il pentimento e la fiducia nella misericordia di Dio. Devo approfondire un po' la prima parola, perché di solito si salta e si dice aver fiducia. Non basta aver fiducia, ci vuole il pentimento. Che cos'è questo pentimento? Lo dice bene una frase del Concilio di Trento, che dice così: il pentimento è il dolore dell'anima, dell'animo, del male commesso, col proposito di non commetterlo più. Questa è una definizione profonda del pentimento. Capite che non si tratta di un sentimento, che io me ne vado tutto moscio così, tutto piagnucoloso, dice vedi cosa ho fatto, no. È un dolore dell'anima, è un dispiacere che qualche volta investe il sentimento, altre volte invece è una cosa molto spirituale della mente e della volontà, è un prendere posizione con verità circa quel comportamento. Mi pento, Signore, perché vedo che non è giusta ai tuoi occhi e mi dispiace di averlo fatto, vorrei non averlo fatto, mi dispiace e non è giusto. Vedete, il sentimento parte da qua, è un giudizio dell'intelligenza che riconosce la verità di quel comportamento e dice questo no, non è giusto che io abbia fatto questo,
non dovevo farlo, perché è una cosa storta agli occhi di Dio e quindi è un danno serio per me. Osservate il collegamento, è una cosa storta agli occhi di Dio, un dispiacere per Dio, è un danno per me, perché io con quella scelta mi allontano da Dio, vado su una strada di allontanamento, come se gli giro le spalle nel cammino. Mi sono spiegato un poco? Il dolore dell'anima. E quando tu ti accorgi che hai sbagliato, lo Spirito Santo ti aiuta in questo dolore e non devi scappare, perché il dolore è sempre un poco pesa. Uno vorrebbe sempre essere nella gioia, sempre essere bello, buono, eccetera. Invece si accorge che qualcosa non è così. Non scappare da questo dolore, perché questa, dice Sant'Agostino, è come l'acqua del battesimo. Questo dolore è come l'acqua del battesimo, c'ha una potenza purificatrice. Ecco, però come diceva anche Nunzia, deve essere poi accompagnato dalla fiducia nella misericordia. Attenti su questo punto. Questo pure è necessario per essere liberati da questo male. Fiducia nella misericordia, cosa vuol dire? Vuol dire, anche se io avessi fatto tutti i peccati del mondo, solo io, la misericordia di Dio è molto, molto più grande della mia cattiveria. Che bello questo, C'è sempre speranza. Uno che crede in Dio secondo il Vangelo sempre ha speranza per sé e anche per gli altri. Ecco, perché la bontà, la misericordia di Dio è straordinaria. Dopo che Gesù è morto in croce in espiazione dei peccati, non c'è più niente che possa scappare a questa potenza di Dio. Ecco, quindi pentirsi, non scappare da questo dolore, ma anche farsi avvolgere dalla misericordia di Dio, da questa coscienza della misericordia di Dio. Ecco, una che ha fatto una grande esperienza di questa è Suor Faustina, ma questa non la conosco tanto bene. Invece un'altra è Santa Teresa di Gesù Bambino, questa ragazza morta giovane, 24 anni, francese, che aveva offerto la sua vita per i peccatori, per la conversione dei peccatori, e ha attraversato un periodo di grande aridità, ma peggio dell'aridità, cioè si sentiva condannata da Dio, rifiutata da Dio, che è proprio l'effetto del peccato. Se uno si tiene il peccato addosso e non si libera, alla fine sente proprio Dio che è il proprio giudice che ti condanna. Ecco, lei ha avuto questa profonda, dolorosa esperienza, non per i suoi peccati personali, ma perché aveva offerto se stessa per aiutare i peccatori. Quindi lo stato spirituale dei peccatori, come è capitato per Gesù, si era abbattuto su di lei. Però in questa esperienza non c'è solo la prova grande, c'è lo Spirito Santo che ti sostiene, perché lo Spirito Santo vuole che tu la superi bene questa prova, che arrivi a quella vita piena, anche feconda negli altri, che Dio desidera. Ecco, perché Dio non è che ci dà le prove per farci tribolare, ce le dà perché lui vede poi che da queste viene una grandissima fecondità. Allora anche lei è stata aiutata allo Spirito Santo durante quest'ora buia del suo cammino proprio, e ha scritto queste parole, una ragazza, pensate, giovanissima, ha scritto: bisogna esserci passati in questo tunnel per capire quanto è buio e quanto è freddo. Però all'interno di questa prova poi ha fatto un bellissimo canto di fiducia nella misericordia di Dio,
e ha detto: se io, Signore, avessi fatto tutti i peccati del mondo, non tarderei un momento a gettarmi tra le tue braccia, perché so che mi perdoneresti subito. E ha scritto un poema che poi un complesso moderno ha musicato. Adesso ve lo canto, chi lo sa canta con me. Voi potete stare seduti. Se avessi mai commesso il peggiore dei crimini, per sempre manterrei la stessa fiducia, perché io so che questa moltitudine di offese non è che goccia d'acqua in un braciere ardente, non è che goccia d'acqua in un braciere ardente. Io lo so, Signore, che tu... No, non lo facciamo, questo lo ripassiamo che non me la ricordo. C'è un poema di 3-4 strofe, bellissimo. Troppo bene che le nostre giustizie non hanno ai tuoi occhi il minimo valore, e io per dare un prezzo ad ogni mio sacrificio gettare lo anche su internet, questo poema bellissimo, la cui se avessi mai commesso, la cui sostanza è questa fiducia piena in Dio anche quando la coscienza del peccato diventa forte in noi. Va bene, ripetiamolo questo esercizio perché vorrei che vi rimaneste impresso. No, non l'abbiamo ancora fatto, l'ho solo spiegato. Non l'abbiamo fatto, mi sembrava che l'avevamo spiegato. Allora, ricordare questo peccato principale per cui vogliamo purificare il nostro cuore e liberarci dagli effetti del peccato. Ricordare. Pentirsi di questo vuol dire dispiacersi di averlo commesso, non solo per i danni che ha fatto a me, ma anche perché è un dispiacere per Dio. Dispiacersi di aver dispiaciuto a Dio. Possiamo dirlo anche con una parola: Signore, mi dispiaccio. Signore, di averti dato questo dispiacere. Di averti dato questo dispiacere. Con questo comportamento sbagliato. Con questo comportamento sbagliato. Ecco, adesso ci fermiamo un attimo, perché questo che abbiamo detto a voce diventi anche quasi un sentimento. Cioè sentire qualcosa di questo dispiacere e rifiutare quel comportamento. Signore, io lo rifiuto, non lo voglio fare più, perché non è degno di te e neanche di una figlia o di un figlio cosciente di questo nome, di questo rapporto con te.
Mi affido, Signore, alla tua misericordia. Distruggi questo peccato. Distruggi questo peccato. E liberami dai suoi effetti. E liberami dai suoi effetti. Amen. Amen. Qui ci vuole un'altra breve spiegazione. Quando noi facciamo un peccato, ci sono due effetti diversi. Un effetto riguarda il rapporto diretto con Dio, per il quale nella scelta storta che faccio si incrina questo rapporto, si indebolisce, in qualche caso grave si può proprio rompere, come un figlio che cancella il rapporto con un padre, con una madre, dice per me è come se non ci fosse, oppure me ne vado di casa. In casi gravi c'è questo effetto principale del danno al rapporto con Dio. Questo effetto come ci risana, come ci liberiamo da questo male che è la parte più profonda? Ci liberiamo col pentimento di cui abbiamo parlato, e se si tratta di peccati molto gravi ci vuole l'assoluzione del ministro di Gesù, che possa dire su questo pentimento: accetto questo pentimento perché è sincero, e io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando il sacerdote, il ministro di Gesù, che ha avuto un'unzione speciale a questo scopo, pronuncia questa parola, io ti assolvo, quello è l'io di Gesù attraverso il suo ministro. L'io non è l'io di Padre Amedeo, è l'io di Gesù che si serve del suo ministro. Se fosse l'io di Padre Amedeo, tu non saresti mai assolta, perché Padre Amedeo da sé non ha questo potere. È Gesù che mediante il sacramento dell'ordine si serve di Padre Amedeo, come quando consacra il pane e il vino, e agisce per distruggere il peccato nel suo effetto principale, che è la l'inimicizia, il contrasto con Dio. E difatti quando tu fai bene questo pentimento, questa confessione, di solito avviene una nuova presenza di Dio nel tuo cuore, una nuova pace nei livelli profondi della tua anima, che a volte si può sentire anche nei sentimenti. Mi sono spiegato? Sì. Ecco, però il peccato non ha solo questo effetto, che è quello principale, ha degli effetti nella persona che pecca e anche in quegli altri che sono coinvolti nel peccato. Faccio un esempio terra a terra: se io mi bisticcio con te e ti do uno schiaffone, ti faccio male, tu c'hai un danno alla faccia, ai denti, ti ho fatto male. Però il danno principale è che il nostro rapporto si è logorato, in qualche caso si può rompere del tutto. Se io mi pento sinceramente di quello che ho fatto e ti chiedo, sono veramente dispiaciuto, ho fatto male, perdonami, non lo farò più, scusami, questo è per dire, e tu accetti questo pentimento, cosa succede? Il rapporto si riprende, no? Quando c'è il pentimento e il perdono sincero, si riprende, quindi noi possiamo riprendere, volerci bene, qualcosa insieme come prima. Però lo schiaffone che io ti ho dato, con quel pentimento non è che ti passa. Se io ti ho dato lo schiaffone forte e ti ho rotto mezzo dente qua, quello dopo il pentimento rimane rotto come prima, giusto? Una cosa simile avviene nel peccato, che incrina il rapporto con Dio, e questa parte principale si risana col pentimento e nel sacramento, se sono cose gravi, col perdono del sacerdote.
Però gli effetti del peccato nella persona che l'ha commesso soprattutto, e poi negli altri che sono coinvolti in questa azione peccaminosa, quelli non si risanano col pentimento istantaneo profondo. Con che cosa si risanano? Con la pratica delle virtù corrispondenti al peccato commesso. Per esempio, se io ho fatto un peccato di ira, no? Che perdo le staffe, dico parolato nel mondo col paese, ci capita, capita. Ecco, se ho questa ira qua, il peccato mi sviluppa ancora una mente così, una dinamica psicologica così, lo accento ancora di più. Come lo correggo io? Come mi libero dagli effetti secondari del peccato? Con la pratica delle virtù. Ecco il cascalasmo, nel senso che le virtù non sono come l'atto di Dio, che è un atto semplicissimo e onnipotente. Le virtù sono un esercizio umano piuttosto faticoso. Vuol dire che io mi devo allenare a controllarmi, devo allenarmi a conoscermi, devo anche imparare a vigilare su quelle situazioni che mi possono spingere di nuovo al peccato. Ecco, ci vuole l'esercizio. Se sono un tipo di raccolto, devo esercitarmi alla mitezza. Se sono un tipo troppo pauroso e mi spavento pure se una mosca mi passa avanti, devo allenare ad atti di coraggio. Mi sono spiegato? Così nelle altre virtù. C'è una norma che mi ha colpito della Chiesa, data ai sacerdoti, che è così. Noi purtroppo non la pratichiamo tanto, siamo un po' sbrigativi, ma dice così che nella confessione bisogna dare una penitenza adeguata ai peccati commessi, in modo che uno curi il proprio male con una medicina adeguata. Se per esempio se tu sei uno che sbagli perché sei un po' sfaticato nel lavoro, te ne esci, fumi la sigaretta, parli al telefonino qua e là, e quindi non ti guadagni il lavoro e non sei giusta verso gli altri, e lì la medicina qual è? Lavorare il doppio, non perdere tempo per allenare la volontà. E così noi gradualmente, poco alla volta, ci liberiamo anche degli effetti secondari dei peccati. E un'ultima cosa, mi fermo, questa mi piace tanto e credo che vi possa dare tanto coraggio. Tutto sto travaglio del cammino di liberazione dal male può diventare un terreno privilegiato per crescere nell'amore, nella capacità di amare. Perché? Perché già da quando tu accetti, abbiamo accennato all'inizio anche se non l'ho sviluppato, questa condizione di essere in un campo di battaglia, fai un atto d'amore a Dio. Fai un atto d'amore a Dio, accetti questa situazione difficile della tua vita. Quando tu fai un pentimento del peccato che hai commesso, quello è un grande atto di amore. Quando ti alleni nelle virtù, specialmente per certe persone, no? Che hanno grandi difficoltà, lì c'è un amore grande, quindi puoi veramente fare delle situazioni difficili della tua vita una palestra di tanti atti di amore, Se per esempio una persona, come dicevo prima, un po' iracconda, no? Che perdi la calma, eccetera,
e ti mantieni un momento per non esplodere e cambi strada, magari per non trovare quella persona che ti fa arrabbiare, quello per Dio è molto più prezioso di quello che faccio io in certe circostanze, perché a me viene abbastanza facile, non sempre veramente, ma tante volte mi viene facile. Io sono un po' caldo di carattere, mi accendo con fatica, mi ci vuole proprio, quindi io c'ho poco merito, non devo tanto lottare, a differenza magari di chi è di tipo i racconti, così anche la mia. Mi sono spiegato su questo. Faccio un ultimo esempio che mi viene in mente. Nella vita coniugale oppure con vicaria, se io diciamo c'è un rapporto difficile con una persona, perché non so come prenderla, se dico questo dice quello, se dice quello dice quello, non gli va mai bene niente, e soffrirò sicuramente. Uno vorrebbe un po' stare tranquillo pure nella vita in casa sua, ecco, però posso fare tanti atti di amore veramente preziosi davanti a Dio, veramente preziosi davanti a Dio, ecco, di più di chi ha una vita molto tranquilla. Va bene? Ok, ci fermiamo qui. Vorrei che, oltre che ricordare un po' l'insegnamento, ripeteste per conto vostro quei due esercizi che vi ho dato, cioè questo del male esterno, la liberazione dal male esterno, con l'atto di affermazione che il Signore lo vuole a vostro bene, e quello che riguarda i peccati. Per i peccati non aspettate di fare grandi peccati, perché sennò la vita spirituale non va più avanti. Quando vi capita anche una piccola mancanza e vi accorgete, fate su quello un esercizio. Mi ricordo una volta a Medjugorje, suor Elvira Pedrozzi, io ho visto come lei si confessava davanti ai ragazzi suoi, cioè vi devo chiedere scusa perché stamattina ho pensato male di uno di voi, che pensavo che era troppo pigro, che non voleva venire a pregare con noi, ho sbagliato, perché non era pigro, era indisposto fisicamente, poi è venuto lo stesso, cioè come aveva questo coraggio. E anche nelle piccole cose davanti a questi ragazzi, che per me sono come figli, verso cui deve avere pure una grande autorità, e come va bene, io mi fermo qui. Se c'è qualche domanda all'angolo la facciamo, se no ci fermiamo. Ho fatto già un'ora. Voglio chiedere una cosa, ma per esempio in situazioni in cui negli anni passati, 80 anni fa, dove c'erano comunque i grandi nazisti che appoggiavano il terreno, in quel caso mi sembra che io vorrei intervenire anche nei cambi del nazismo. Però, immagino, per diciamo, cambiare, tu dici intervenire per impedire queste atrocità, oppure loro pensandosi. Non ho capito la domanda. No, dico, c'erano i nazisti, per esempio, sì, che erano al servizio di Hitler, quelle persone che hanno sentito letteralmente parlo di fai la domanda, ho capito, il soggetto l'ho capito. Ho capito, fai la domanda, la domanda. Si poteva anche la misericordia di Dio teoricamente salvare, certo, anche da un male grandissimo come questa esplosione dell'odio, si potevano salvare se si fossero pentiti. Quando il padre Kolbe, Massimiliano Kolbe, è stato internato nel campo di Auschwitz e poi lui ha offerto la sua vita, l'hanno messo nel bunker della fame, lì c'erano tanti, non c'erano generali nazisti, ma c'erano persone non credenti che bestemmiavano dalla mattina alla sera per questa ingiustizia tremenda che era piombata su di loro, eppure aiutati da questo fraticello poco alla volta si sono calmati
cominciato a pregare cantando e sono morti tutti in pace, riconciliati. Nonostante le atrocità. Nonostante le atrocità. E chi ha raccontato queste scene dice che nel campo si era creato uno stupore, un silenzio, perché di solito da questo bunker sentivano sempre grida disperate. E quella volta invece, gli ultimi giorni, sono stati 2 settimane, mica un giorno solo, più di 2 settimane, sentivano sempre canti, perché il padre Colbe li aveva portati a questo pentimento, a questa fiducia. Poi vedi la provvidenza come li ha aiutati. In pratica padre Colbe è morto alla fine, dopo di tutti loro, pur essendo una persona molto gracile, molto... è morta per ultimo. E manco è morta di fame come gli altri, è una morte atroce, è morta perché gli hanno fatto una puntura di acido ferico. Comunque, c'è sempre speranza, purché ci sia il pentimento. Un'altra cosa voglio dire, anche se non la sviluppiamo perché non può aiutare in futuro. Perché Dio ha bisogno del pentimento del peccato? E perché non fa tutto Lui? Questo è un problema importantissimo. Perché Dio ha un rispetto infinito della nostra libertà. E non ci può costringere ad amare. Non vuole, e per come ci ha creato, non ci può costringere ad amare. Ecco perché il pentimento ci vuole ed è una cosa seria. Oggi, anche nella Chiesa a volte, c'è un'enfasi un po' squilibrata sulla misericordia, che mette tra parentesi la necessità di questo pentimento. Questo non va bene. Una volta c'era un'esagerazione nella severità di Dio, nella paura di Dio, nel giudizio di Dio, e c'era poca fiducia nella misericordia. Manco quello andava bene, perché ci vogliono tutte e due: una fiducia immensa nella misericordia di Dio, ma anche una serietà nel combattere il peccato, che è la fonte principale della nostra schiavitù. Ecco, questo che abbiamo cercato un po' di fare questa sera. Da ragazzi ci insegnavano che c'era il dolore perfetto e il dolore imperfetto. Sì. Imperfetto se ci mettevamo per paura dell'inferno. Sì. Perfetto se era per amore. Ora sì. Non si parla più di questo. Non si parla, è una cosa vera. Non si parla, perché nella evangelizzazione, tante cose sono perse. E perché questi concetti sono di approfondimento della fede. Oggi siamo qua all'ABC, quindi non siamo ma sono cose vere. Il pentimento perfetto è quello che tu hai nel cuore perché hai dispiaciuto a Dio che tu ami. Come uno che fa domani la moglie, non parla, mamma, papà, mi dispiace. Che ti ho visto ferito ingiustamente. Però c'è il dolore imperfetto delle conseguenze, non della relazione con le conseguenze, che se io non mi pento qua finisco male, come il figlio il prodigo, quanti salariati a casa di mio padre, non dice me ne vado perché poverazzo l'ho abbandonato, e che qua si muore di fame. E quindi è l'interesse, però a volte anche questo dolore imperfetto ci riporta al Signore. Io mi ricordo una volta un signore che diceva peste e corna dei preti, non voleva andare in chiesa, solo che c'aveva un nipotino a cui lui voleva tanto bene, voleva sempre stare con questo nipotino. Una volta l'aveva accompagnato in chiesa, non so che doveva fare la comunione così, e capita proprio quella volta la predica del prete, che non sapeva niente di questa, e disse: se noi non vogliamo stare con Dio saremo per sempre separati
da tutti quelli che sono con lui. Allora gli si è accesa la luce, dice, ma se io non sto con Dio, alla fine perdo pure mio nipote. Perché questo se ne va col Signore, e io che faccio? E si è innescato un cammino di conversione per non perdere il nipote. Certo. Va bene, adesso vi do la benedizione. Il Signore sia con voi. Padre Santo conferma nella certezza della liberazione dal male questi tuoi figli e istruisci. Dona loro la tua sapienza perché possano capire meglio come avanzare in questa lotta di liberazione. Fa, Signore, che possano sperimentare il tuo amore, che non solo non si scoraggino, ma abbiano il gusto di lottare per la loro liberazione, per quella dei loro figli, delle persone che amano. Per questo vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi ringrazio tanto, vi auguro una santa notte. Grazie.